Lazio va bene. Sì, anche perché era tanto più potrebbe. She was the kind of girl that could say things that weren't that funny. I said, what does that mean? I really remind you of money. She said, oh, who am I to blow against the wind? I know, I know. Margherita Fazio è stata bronzo agli ultimi campionati italiani assoluti nei 200 d'orzo. Gara che l'hanno vista sul secondo gradino del podio ai Giochi del Mediterraneo 2013 con la nazionale azzurra. È stata anche bronzo nei 100 d'orzo e bronzo nella staffetta 4% mista. Lei che è campionessa italiana di categoria in carica dei 200 d'orzo, ma è stata anche argento negli 800 stile libero e bronzo nei 400 stile libero, quindi ottima interprete anche di queste specialità. Classe 95, la panziera, decisamente più giovane. Classe 2000, Vittoria Grotto, che è la campionessa italiana giovanile in carica dei 200, 400 e 800 stile libero. Sono stati i colori della nazionale giovanile sia nell'estate del 2013 al Memorial Morena di Genova. Manifestazione storica internazionale giovanile e recentemente in Ucraina con il CT Walter Bolognani che ha portato un gruppo di azzurrini nella manifestazione internazionale di Kiev, da cui Vittoria Grotto è tornata splendida vincitrice. Vittoria Grotto che incalza intanto la panziera questa mattina. Basta la qualificazione alla finale del pomeriggio, praticamente sincronizzate, hanno virato ai 100 metri in 1.02.59 la panziera, in 1.02.74 Vittoria Grotto. Tra poco il passaggio a metà gara, Vittoria Grotto aveva nuotato ai giovanili 4.19.67 a Riccione per aggiudicarsi il titolo nazionale in questa specialità. Vediamo la metà gara, intanto sempre sincronizzate le due atlete di casa del Veneto Banca Montebelluna, 2.09.00 panziera, 2.09.08 per Vittoria Grotto, che naviga in seconda posizione. Per la quarta ed ultima batteria dei 400 stile libero femminili, sono schierate i blocchi di partenza Ludovica Zarpellon, Rarinante Smarostica in 1, Giulia Grasso, Ranazzurra in 2, Cicofia 3, Angelica Armellini, Melbourne, Australia in 4, Gaia Natlacen, Ravne Koroskin, in Corsia 5, Spera Verze, Goreni Karadoglica in 7, Alessia Luisetto, Antares, Castel Franco Veneto in 6, in 7, Eleonora Bortolussi, San Vito, Corsia 8, Vilenia Gaspari, Sparmanati. Believing I had supernatural powers, I slammed into a brick wall. I said, hey, is this my problem? Is this my fault? If that's the way it's gonna be, I'm gonna call the whole thing to a halt. And you don't feel you could love me, but I feel you. You don't feel you could love me, but I feel you. Vittoria Grotto, panziera che ora mette le cose in chiaro sul finale di gara, cerca la qualificazione con un tempo migliore. Vediamo che l'atleta che nuoterà il miglior tempo si qualificherà per nuotare in quarta corsia. Posizione favorevole per gestire tatticamente la gara dei 400 stile libero. Sera che se ne va via nel finale, fa valere la maggiore età e va a prendersi la vittoria della terza batteria femminile. Andiamo a vedere il responso cronometrico per lei, decisamente il migliore fino ad ora, 4.18.57 Margherita Panziera davanti a Vittoria Grotto 4.21.00 e poi Aida Teran 4.23.56.
hanno fatto anche tempo. Dai, comincio a imparare anche a nuotare.